L'8 marzo, la giornata dedicata all'approfondimento e al confronto tra esperti nell'antico convento dei Cappuccini di Grottaglie, fa tappa il secondo congresso della ceramica internazionale. Una giornata intera di approfondimento, partendo da ceramica d'alta vocazione artigiana, alcune evidenze, innovazione, percorsi tecnologici, premio maestri d'eccellenza, l'ambiente e il ciclo virtuoso della ceramica ed uno sguardo alle nuove generazioni con la formazione, strumento per la creazione di valore. Sceglie la Puglia perché la Puglia ha scelto di guardare alla ceramica come un'opportunità di valorizzazione delle nostre tradizioni, ma anche di portarle verso il design, verso l'innovazione. Il Congresso internazionale della ceramica ha scelto quest'anno la Puglia e dà seguito all'intesa del protocollo generale Italia-Spagna sulla ceramica. Quindi la ceramica italiana e la ceramica spagnola hanno stato contaminate una dell'altra. La ceramica italiana e la ceramica spagnola sono di andata e ritorno. Sono molto simili, anche come forma di essere, come paesi mediterranei, questa accoglienza che fate voi, molto simile a quella che facciamo noi. Il tratto identitario di un territorio quale volano turistico ed economico per una cittadina che accoglie per l'occasione ospiti ed esperti. Grottaglie è diventato un centro di riferimento per la ceramica, non solo in Puglia ma anche a livello internazionale. Anche grazie poi a quello che è stato il lavoro fatto dalla Regione Puglia e dai comuni delle città delle ceramiche. A concludere i lavori, Antonio Colì, presidente Confartigianato Imprese Artistico, la Puglia, dice, si trova a suo agio in tutto l'artigianato artistico. Si trova a suo agio nella ceramica, ma in tutto l'artigianato artistico. La Puglia è una fra le regioni protagoniste nell'ambiente della ceramica artistica e tradizionale. Il congresso si chiuderà sabato 9 marzo all'Innovation Hub di Cutrofiano con il workshop Le nuove frontiere tecnologiche della ceramica.